Il tennis tavolo Arezzo compie 50 anni. Fu infatti fondato nel 1972 da una quindicina d'anni e presieduto da Luciano Della Giovan Paola, che nel 2017 ha ricevuto la stella di bronzo al merito sportivo del CONI. Il tennis tavolo vive un momento di grande popolarità. Lo praticano persone di tutte le età con entusiasmo e passione. È veramente questo, la nostra ambizione è quella di portare più gente possibile a praticare il nostro sport, che coinvolge veramente chi lo pratica, e anche sia a livello amatoriale, e magari anche questi amatori nel giro di qualche tempo, quando cominceranno ad avere delle capacità tecniche abbastanza sufficienti a poter praticare veramente il tennis tavolo, possono passare benissimo a fare anche i campionati e i tornei che la nostra società durante l'anno pratica. Soprattutto il tennis tavolo è uno sport che non conosce limiti d'età. Sì, è la verità. La federazione nostra dà la possibilità di cominciare a giocare a livello agonistico da 8 anni in poi. Però il limite dopo non esiste, nel senso ci potrebbe essere benissimo nelle categorie, fra l'altro veterani, vediamo dei giocatori di 90-80 anni in categorie che magari vanno su quelle dagli 80-90, questo per dire che è uno sport di coordinazione, non di contatto. Le sue capacità coordinative sono importanti per mantenersi in forma sia a livello oculo e manuale, cioè oculomanualità, nel senso che è uno sport che ti permette di muoverti e il cervello lavora velocemente come il movimento per colpire la pallina. Ecco, voi avete anche dei ragazzi autistici che grazie a questo sport sono migliorati e non poco. Sì, no, voglio proprio dire che noi siamo veramente soddisfatti, sono circa 3, quasi 4 anni che dalla nostra palestra lavora in simbiosi con lo Star Special Olympics d'Arezzo, e devo dire che i ragazzi che sono venuti qui veramente hanno trovato un gruppo. Noi, ripeto, è stato un provare, ma devo dire che questo provare è risultato una cosa fondamentale per noi e per i nostri ragazzi, che hanno formato un gruppo insieme a questi ragazzi con questi problemi, che io a questo punto non chiamo manco più problemi, per me sono ragazzi normali come gli altri, anzi devo dire che sono molto sociali, senza problemi, stanno nel gruppo, sicché la nostra, e questa è una grande soddisfazione. Però la soddisfazione nostra è aumentata quest'anno perché un nostro ragazzo, faccio il nome, Giorgi Francesco, si è qualificato per i campionati mondiali a Berlino che si svolgeranno a Berlino nel 2023, nel mese di giugno.